Ah, butta giù subito. Ah! Benvenuti in Kiwi! Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti! Oggi nuovissima puntata di un nuovo format, non so che forse potrebbe essere un nuovo format, non lo so, dipende dai vostri commenti ragazzi, perché oggi andrò a provare alcuni snack americani. Se avete presente quelle americanate che dite mo che cos'è sta cosa? Perché in Italia non arriva certa roba. Perché non arriva certa roba? Lo andiamo a scoprire tra poco, perché gli assaggerò alcune cose. Poi ragazzi, voi mi raccomando, se avete assaggiato qualche snack, qualche americanata in giro, diciamo, da qualche parte, scrivetelo nei commenti, così magari l'assaggio pure io. Oppure se avete qualcosa da consigliarmi di far assaggiare di queste cose americane, ragazzi, i commenti sono qua sotto, potete scriverlo e ditemelo, così poi magari un prossimo video assaggio pure delle cose strane, le cose più schifose, non lo so ragazzi. Però prima di iniziare ricordatevi, oh, di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like, commentare, fare tutte le cose che dovete fare sempre, ve lo dico sempre ragazzi, mi raccomando. Ora iniziamo ad assaggiare sti snack americani, ragazzi. E abbiamo, ragazzi, allora iniziamo dal salato con alcune cose dolci, alcune cose salate. Iniziamo dal salato perché sennò veramente ci rivoltiamo lo stomaco. No. Quindi iniziamo dal salato, iniziamo dalle cose che io che sono più incuriosito, diciamo, sono i Doritos, i Doritos questi qua ad anelli, i Doritos ad anelli, Bits, come si chiama? Sweet Paprika Flavor, sono tipo quelli che da noi, credo siano tipo quelli da noi, quelli ad anello che ci sono da noi, non lo so, li assaggeremo adesso. Poi come secondo andremo a assaggiare gli altri Doritos, vedete i Doritos. Sempre Bits, però sono tipo boh, a onda, non so come definirli. E gusto barbecue, ragazzi, li andremo ad assaggiare insieme sti cosi qua. Vabbè, poi passiamo al mezzo mezzo, diciamo, a questo, i Pops Rock, mi hanno detto che è tipo una polverina che si mette in bocca e sfriccica, diciamo, e già andiamo sul, non so, sul dolce, boh, non so cosa, dovrebbe essere una cosa dolce e friccicosa. Voi avete assaggiato, ragazzi? Boh, vabbè, lo andrò a vedere adesso. Poi come quarta cosa andiamo sulle caramelle. Questo mi hanno detto, le caramelle Cubes, quello che me l'ha venduto, mi ha detto che sono tipo gusto acido, sour sweet fruit chewy candy. Boh, mi hanno detto che c'è un gusto acidissimo, mi hanno detto. Ragazzi, voi li avete mai assaggiate? E lo andrò a provare adesso. Speriamo che non siano tipo quelle caramelle a gusto schifosi. Cioè, avete presente? Sono curioso di assaggiarle effettivamente. Se riesco a trovarle online, le assaggio. Non lo so, vediamo. E poi l'ultimo, come dolce, diciamo, come dolce, questi cosi qua. Boh, questi shower balls, le palle dolci. Mi sembra tipo marshmallow, mi sembra, boh, molle, tipo marshmallow con qualcosa di zuccheroso sopra. Cream filled cake. Boh, non lo so, ragazzi. Se li avete assaggiati anche voi, scrivetelo qua sotto se li avete assaggiati. Li andremo ad assaggiare adesso. Allora, prima ragazzi, fammi bere l'acqua col mio bicchiere
Detor, così mi sciacquo bene a bocca. Così posso assaggiare bene tutto e ho le pupille proprio belle pulite pulite, diciamo. Allora, iniziamo con la, come ho detto, col salato. Andiamo a vedere questo, proprio i Doritos barbecue. Anzi, famo così. Siccome sono indeciso tra entrambi, chiudo gli occhi. Chiudo gli occhi, vediamo quello che mi capita, quello che è rimasto, il superstite che è voluto rimanere. Queste qua che avevamo deciso all'inizio, i Doritos al barbecue, diciamo. Assaggiamo, vediamo. Funziona? No, se faccio così tipo le merendine si sfagna tutto. Apriamolo così, che come le persone normali. Allora, sono rimasto molto deluso da come sono, diciamo. Dentro, ragazzi, non so, non si vede, non si vede niente, ragazzi. Ora ve lo faccio vedere. Tiè. Cioè, ragazzi, sono piccolissimi, sono, ragazzi. Cioè, sembrano tipo fiocchi di riso, sembrano, ragazzi. Cioè, guardate, uno è così. Cioè. Manco lo riesce a mettere a fuoco, raga, per quanto è piccolo. Vabbè, iniziamo, assaggiamo so cosa. Oddio, sanno? Oddio, sai di cosa sanno? Ma raga, sanno di maestro stato. Oh, so ugra. Il sapore, ecco perché non le vendono. Perché, ragazzi, il sapore è uguale, ma identico, raga. Cambia solo la consistenza. Identico il sapore, uguale. Cioè, vedete, al mais quello tostato, alla paprika. Ugualissimo, preciso proprio. Solo che il mais tostato te spacchi i denti perché è mais tostato. Questo invece però pure il gusto del mais c'hanno, capito? Quindi probabilmente credo che siano fatti con il mais, credo. Vediamo come sono fatti. Se capisce niente. Comunque, ragazzi, credo siano fatti con il mais tostato, credo. Uguale, ragazzi, uguale ai mais tostati che magari vedranno nel bar durante l'aperitivo. Paro paro. Sì, buoni da mangiare, però giusto così. Se te becchi così a trovarlo, tu trovi, tu assaggi, però. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Assaggiamo mo sto Doritos Bits. Oddio, alla sweet paprika flavor, perché quelli sono a barbecue, però mi danno dei mais tostato quegli altri che mi sono arrivati prima. Questi sweet paprika flavor li avete messaggiati, ragazzi? Questi invece vediamo, proprio sempre così. Oddio, sai che sanno? Sembrano le pastine, quelle che vedete quando ti mangi quando c'ha febbre col brodino. Cioè, avete presente le pastine? No, non si vede da... Oddio, forse se riesco a beccare la luce. Eccola. Tiè, raga, sono proprio minuscoli, sono, raga. Tiè, vi faccio vedere. Tiè. Cioè, ragazzi, sono minuscoli proprio. Sono proprio ditini, cioè anellini proprio. Cioè, vi faccio vedere così come prima. Cioè, è piccolissimo, raga, ma... Cioè, così è. Cioè, raga, è piccolo. È mio mignon. Vabbè, assaggiamoli. Assaggiamo alcuni. Momento ASMR. Oddio, è un sapore
un sapore che già conosco, non so bene a cosa associarlo. Non so bene, un sapore che già conosco, tipo Fonzi. Tipo, ecco a cosa, raga. Ci avete presente i dischetti di pasta di riso? Quelli sempre quelli alla paprika. I dischetti uguale, raga. Quelli sono. Assaggiamo l'ultimo. Verso la fine, ragazzi, da proprio di quei dischetti, sempre di quelli che danno nei bar agli aperitivi, ci avete presente? Quelli uguale, paro uguale! Soprattutto verso la fine che li stai masticando. Cioè, se chiudi gli occhi, sono loro. Vabbè, niente di che, sapori già visti qua in Italia, diciamo. Proprio quelli che vendono pure alle sagre, ci avete presente? Quelli che vendono alle sagre, sì, quelli sono, insomma. Abbiamo capito, insomma. Allora, ho ribevuto, così mi sono ripulito, diciamo. I Pop Rocks, vediamo. Allora, questi dovrebbero essere tipo caramelle che messi in bocca sfriccicano così. Non lo so, proviamo. Apriamo un... Madonna mia, come ha sfiatato. Non so se si è visto. Cosa, come è dentro? Vediamo. Cioè, dentro è tipo granella, raga. Oddio. Madonna mia, che puzza, raga. L'odore è da tipo di medicinale, raga. No, vabbè. L'odore è di medicinale. Cioè, è proprio medicinale l'odore. Raga, ditemi se li avete mai assaggiati. Ma ve faccio vedere come sono. Non le voglio mettere tanto che... Cioè, già sta sfriccicando sulla mano. Che è questo, eh. Pronti? Assaggiamo subito. Oddio. Oddio, che roba. Oh, che roba strana. Oddio, ci sono mezzo i denti. Oh, sta sfriggicando nei denti. Ma oh, non se leva, zi. Ah, c'è il coso che mi sfriggica mezzo i denti. Mo sento nelle orecchie che sfriccica. No, vabbè, ragazze, po'. Non se leva, zi, non se... Vabbè, comunque, raga, sa di fragola. Però sa di fragola di medicinale. Oddio, continua a sfriccicarmi. E poi si infila nei denti. E o senti sfriccicare così. Poi ti senti tutto muovete, però è dolce, ragazzi. È dolce, gusto fragola. Ed è proprio Rox. Famo semare un'altra volta. Secondo assaggio, raga. Già sta sfriccicando, sentitelo. 3, 2, 1. Thank you.
può bastare così, ragazzi. E sfriccica, fa quello che deve fare, fa quello che dice, ragazzi. È carino, raga, è carino, è una polverina e te fa cosare così. E ingredienti: zucchero, lattosio, corn syrup, che è sciroppo di mais, artificial flavor, gusti artificiali, red 40, forse è il colorante, processed with carbon dioxide, processato con diossido di carbonio. Ma che cazzo è, raga? Ma io che me so pure, assaggiato sta cosa, me speriamo che speriamo che non mi succede niente. Vabbè, carino, ragazzi, carino, niente di che, ragazzi, niente di che, sinceramente. Taste the explosion, prova l'esplosione. Effettivamente, quando lo metti sulla bocca, esplode proprio di sfriccicante. Andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti con le caramelle acide. Ragazzi, io qui c'ho paura, davvero, io qui c'ho paura, perché mi ha detto che è molto acido, sono caramelle molto acide, mi ha detto quello che me l'ha venduta. Allora, due cose: o mi ha detto una cazzata oppure sono veramente acide, lì spero di non sbrattare. Magari voi, ragazzi, scrivetelo nei commenti se l'avete già assaggiate queste cose e se vi piacciono, insomma. Allora, andiamo a vedere, apriamole un pezzo, perché sennò. Allora, sembrano tipo, ecco, vedi, sono gommose. Mo ve le faccio vedere, ne tiro fuori due. Ecco, una verde, una blu e l'altra, non voglio uscire, e l'altra arancione. Allora, vedete, ragazzi, le faccio vedere. Una blu e un arancione, sono gommose. Vi faccio vedere la gommosità. Sono gommose, ragazzi, e mo andiamo ad assaggiarle. Quella blu, raga, cioè sa tipo di, ah, ecco, viene dopo, viene, sa tipo di detersivo dolce, poi cioè, non so come spiegarlo, c'è un sapore stranissimo, oltre che a infilzarsi nei denti. Assaggiamo questo arancione, raga. Dovrebbe essere all'arancia. Decisamente più gradevole quell'arancione. Decisamente più gradevole. Assaggiamo un altro colore, se mi esce un altro colore. No, di nuovo arancione, no. Non è che sono tutte, solo quelle due sono, no. Apriamo di più. Ah, ecco. Assaggiamone una di ogni colore. Ci sta ancora verde. No, va bene. Facciamo verde e viola. Verde e viola. Ecco, queste qua. Mo ve le faccio vedere, raga. Tiè. Verde e viola. Questa è quella verde. Sempre gommosa. Sempre gommosa. E andiamola ad assaggiare. Vedo quella verde, sa tipo di mele, mela verde. Di mela verde è molto acida. È impasta tutta a bocca. Invece quella viola c'ho paura, quella viola non so cosa può essere.
butta giù subito. Ah, uva, uva. Uva, uva, che cazzo è questo uva? Non lo so, raga. Quella, raga, allora, quella verde, quella blu e quella viola. Su è peggio. Quella arancione. È ancora tutta impastata a bocca. Se può fare, raga. Allora, quella blu e quella viola so è peggio, sono quella arancione e verde, poi credo ci sia quella rosa, credo sia la fragola, credo. Boh, va, faccio vedere, però ci sta una verde, poi è rimasta una rosa e una un po' rossiccia. Se lo mette a fuoco, eccola. E assaggiamo, ma assaggiamo pure queste, ma sì, dai, assaggiamo questo. Credo sia la fragola, teoricamente. Questa gradevolissima, credo sia la fragola, ma di acido non c'è niente, zero. Questa qua invece dovrebbe essere, credo, la ciliegia, forse, perché è un po' più rossiccia. Una ciliegia scrausa, ma questa è già un po' più acida. Però, raga, mai come quella viola. Raga, quella viola... Mamma mia. Vabbè, ragazzi, voi scrivete nei commenti se avete assaggiato pure queste qua, se le avete mai assaggiate, se vi piacciono, perché degusti autobus. E andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti. Fammi pure la bocca, però, ragazzi. Oh, assaggiamo ora il dolce, ragazzi. Il dolce, che credo sia tipo marshmallow con qualcosa di sopra. Momento ASMR. E non li ho mai capiti gli ASMR, sinceramente. A me stanno sul cazzo da quelli che senti masticare e magna. Vabbè, non lo so se a voi vi piace. Scrivetelo nei commenti. Andiamo ad aprire sti cosi qua, ste palle dolci, che oddio, a toccarle non so cosa sia quella granella di sopra, non lo so, però a toccarle sono molto, oddio, a toccarle sembrano tipo i mochi quelli giapponesi, ci avete presente, raga? Madonna mia, sono proprio... Sei qua sotto, raga? Che cazzo è sta cosa? No, vabbè, raga. Oddio, ma massaggia. Cioè, ragazzi, ecco com'è dentro. Vedete, c'è pure la forma di il cuoricino sta dentro. Cioè, fatemi capire. Sembra tipo pan di Spagna con una cosa bianca, non so cosa sia. Dovrebbe essere marshmallow, credo, forse, non lo so. E fuori che cos'è? Sembra tipo pasta di riso, sembra. Molliccia. E a toccarla c'è una consistenza strana, sinceramente. Però devo dire che è il più piacevole di tutti questo. Devo dire che nonostante a toccarlo sia molto molto flaccido, molto, vedete, tutto pasciascioscio, vedete? Così, tutto molliccio.
è il più buono, diciamo. A me piace un botto. A me piace un botto, devo dire, perché questa, questo coso del pan di Spagna, credo sia pan di Spagna al cioccolato, marshmallow e pasta di riso, non lo so, ragazzi. Se qualcuno di voi lo sa, lo scrivesse. Però a me è quello che mi piace di più. Se voi l'avete provato, scrivetelo nei commenti. Confermo. Ultimo pezzo, ragazzi. Questo ragazzi approvato al 100%, famo così. Questo ragazzi 5 stelle per quanto mi riguarda. Anzi, famo 4 stelle e mezzo, perché quel flaccidume dà un po' l'impressione un po'. Però invece poi a mangiarlo è buono, è molto buono perché è molto dolce. Quindi 4 stelle e mezzo questo. 2 stelle questo. Boh, questo vediamo, 2 stelle e mezzo, vai, 2 stelle e mezzo questo, perché ci sono alcuni che sono buoni, tipo quella alla fragola, quella all'arancia. Alcuni sono veramente buoni, quindi 2 stelle e mezzo. Poi questi ragazzi, questi qua li metto insieme, mettiamo, famo diciamo 3 stelle, perché cioè sono la stessa roba, sono gusti già che sappiamo, già di gusti che abbiamo già mangiato, solo con forme diverse per quanto mi riguarda, sinceramente. Vabbè ragazzi, quindi ma avevo mangiato sta cosa. Poi ragazzi, scrivete nei commenti se alcuni cibi e snack americani li avete già provati, se li avete provati quali, e se avete qualcosa di snack americano da consigliarmi, che vado allo shop americano che stanno qui a Roma, che ce ne stanno tanti, e me li compro e ve li faccio vedere nei prossimi video. Ragazzi, aspetto i vostri commenti, dove dite cosa avete già mangiato di snack americani, se li avete mangiati. Noi invece ragazzi ci vediamo a un prossimo video, e mi raccomando iscrivetevi al canale. Ciao carini!